con i missionari e con i laici formiamo un'unica famiglia riunita attorno al carisma che ciascuno di noi vive secondo la propria vocazione. È una famiglia unita la nostra, dove si cerca di volerci bene, così semplicemente, senza formalità, con tutto il cuore, dove ci si accoglie reciprocamente. Si porta insieme lo sviluppo di uno stesso progetto, dove si portano gli uni i pesi degli altri, con amore. Accanto all'Alla Mano riposa Giacomo Camisassa, nostro cofondatore, suo fedele collaboratore per 42 anni. Giuseppe Alla Mano morì nel 1926 e fu beatificato da Papa Giovanni Paolo II nel 1990. Il suo corpo riposa qui. E questo sepolcro, luogo sacro per noi, è meta continua di pellegrinaggi da parte dei suoi figli e delle sue figlie, che qui vengono a raccogliere il suo spirito. La sua intensa passione d'amore per il Signore e per l'umanità, di cui egli continua a ripeterci, prima santi e poi missionari. Farsi santi senza strepiti, egli diceva, donarsi nel quotidiano con infinito amore, adottare il passo di Dio nell'oggi della storia, non fare tante cose, ma farle bene, in comunione, in unità di intenti, con quella passione d'amore che fa ardere il cuore fino alla fine. Questo è il suo invito e la sua raccomandazione, a cui noi, suore missionarie della Consolata, e tutta la famiglia consolatina alla maniana vogliamo essere fedeli per vivere la missione inculturata gentes con intensa passione d'amore per tutta la vita e fino al dono della vita e annunciare la gloria di Dio alle genti.